Pagliaccio. Tamarri. I tamarri sono alla ricerca del vestito da pagliaccio pazzo per carnevale. Pazzo. Tamarri. Siete in linea con... Sto cazzo. Per l'ufficio commerciale, premere 1. Per il servizio partecipazioni e reparto grafico e stampa, premere 2. Per l'amministrazione, premere 3. Per altre informazioni o per parlare con un operatore, premere 4. Mi sono perso nella segreteria. Quante cose fanno questi? Buongiorno, sono Cinzia. Cinzia? Sì? No, perché mi sono perso nei meandri della vostra segreteria telefonica. Ho schiacciato 4. E non è bello. C'avete... la musichetta oscena. No, ma proprio te lo giuro. Io tra 5... Volevo giocarmi anche all'otto. Credo di aver fatto 47 numeri per parlare con un essere umano in carne e ossa. Che simpatica che sei. Vorrei che fossi mia amica per sempre. Ce l'hai gli articoli carnevaleschi? Sì, ce li ho. Madonna, quanto mi fai divertire. Invece tu mi fai di mattina appena alzato a posto della colazione. Magari mi sei appena alzato. Pippo da ieri sera. Sono ancora fattissimo. Senti, personaggi simissimi, ti mando un regalino, ti mando una chiocca così proprio di cosa. No. Senti, volevo chiederti, allora, come siamo messi a robe di carnevale? C'è il costume da pagliaccio pazzo? Allora, cioè, costumi che io... non siamo messi bene perché siamo proprio gli sgoccioli e quindi è rimasto poco nulla. Come costumi dovrei avere solo qualcosa da bimbo. Fammi dare un'occhiata. Da bimbo. Tu dagli un'occhiata, guarda. Spirito però, della terra, non so. Potrei mettere un costume su un braccio e uno sull'altro. Perché da bambino dobbiamo mettere costume a bambino. Sono grande io, non è che sono anche potentissimissimo. Proprio una bestia. So. Ce la facciamo. Allora, ho pochissime cose, tra cui che ne so, il. Il mega pazzo. Sì, e lo spirito della foresta. Che cazzo allora è questo? Aspetta, lo spirito della. Cos'è lo spirito della foresta? Della terra, non lo so. Lo spirito della terra. Perché io, sinceramente, il carnevale. Ma ci credo che ti avanza di magazzino lo spirito della terra. Chi è che entra in un negozio? Scusami, hai il costume della spirito della terra? Che cazzo è? Attenzione, però, noi non siamo un negozio, siamo un ingrosso. Devi avere la partita IVA per acquistare da noi. Madonna, io fra tutte le cose che ho nel mio. È un mostro. Nel mio casellario giudiziario. Lo sicuramente. Spirito della terra è un mostro. Cazzo, un mostro. Vabbè, senti, mi sei stata proprio simpaticissima. Proprio di solito sono una persona arrogante, anche maleducata, devo essere sincero. Però sei una persona splendida e meravigliosa. Ho voglia di farti iniziare bene la giornata. Vabbè, salutami il tuo titolare. Che la prossima volta che metto sta segreteria, vado là e gli spacco tutto il negozio perché è una roba che non si può sopportare. A te ti porto i fiori, però che sei simpatico. Va bene. Ciao tesoro. Ciao, ciao bella. Buona giornata, ciao. 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 Tamarri. Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Prodotti di carnevale? Ne chi è? Sono Giovannino. Ma ha visto il nostro sito? No, non l'ho visto. Ho chiamato il numero proprio per chiedere se aveva il costume di carnevale del pagliaccio pazzo. No. Che è un personaggio nuovo che sta andando. No, purtroppo no. Non ce l'hai. Altri tipi di pagliacci... Anche devi visionare direttamente dal sito dove visualizza poi anche la disponibilità. No, guardo io il sito, non hai capito un cazzo. Chiamatemi di dare le risposte. Stavo dicendo, ce l'hai un pagliaccio killer? Un pagliaccio... No, gli ha già detto di no. Ok, cos'hai di... Vedi se c'è un pagliaccio. Un pagliaccio ce l'hai? Sì, ma deve l'ordine va fatto da sito, quindi deve entrare nel sito e poi procedere con l'ordine. Che cazzo faccio entrare dentro il sito? Ma che cazzo stai dicendo? Oh, ma sei fuori. Vogliono. Vabbè, stai contattando un'azienda che fa vendita online. Ho capito. Quindi col sito non ci posso fare niente. Cioè, nel senso, venire lì, no, devo fare tutto col computer. Se vuole venire in provincia di Avellino, non ci sono. Cazzo, problemi. Devo venire fin là, ma sei fuori, che sono a Milano. Ma pensa a te, sta cretina. Vabbè, dai, non mi sei servita un cazzo. Ti saluto, saccagnata. Ciao. Ciao, grande. Rivolata, Buongiorno. Crema e maschera? Maschera. Ah, tutta Roma? Pazzesca sta cosa. Senti, personaggissima, ciao, sono Massimini di Quarto. Stavo chiedendo un po' in giro se qualcuno c'ha il costume pagliaccio pazzo. Pagliaccio pazzo con gli occhi. Da adulto? Sì, sì, da persona potente. Un attimo che vedo. Pagliaccio pazzo da adulto? No. Tipo lo fa un assassino? No, sta prima dell'assassino. Praticamente il pagliaccio parte pagliaccio, poi a un certo punto diventa pazzo, ma è la parte prima che uccide. Perché poi c'è il pagliaccio assassino.
Cioè sono tre fasi di pagliaccitudine, cioè pagliaccio, cioè praticamente pagliaccio, poi pagliaccio pazzo e poi pagliaccio assassino. Io cerco la via di mezzo in cui non è ancora insanguinato e non è in mano l'arma del delitto. Provi a chiedere, se no io potrei prendere pagliaccio assassino ma senza l'arma del delitto. Tra pagliaccio, allora abbiamo il pagliaccio normale, abbiamo it o il pagliaccio insanguinato. Cazza, e non avete la fase di transizione del pagliaccio, però vi manca questa fase, è importante la fase di transizione, perché sta prima, prima dell'atto delinquenziale il pagliaccio subisce una mutazione psicologica. Non credo di averlo. Quindi, ma non riusciamo noi in qualche modo a trasformare il pagliaccio assassino nel pagliaccio? Quello devi vedere te se ci riesci. Non lo so, perché il pagliaccio assassino che avete voi che cos'è che c'ha? C'ha l'arma del delitto? Quella ce l'hai a parte. Quindi io posso già smontare il costume in qualche modo per farlo apparire comunque un pagliaccio che non ha ancora commesso comunque un atto delinquenziale. Guarda, non viene passare il negozio. Va bene? Ho capito, ma siccome siete un pelino fuori zona, non vorrei che magari venga... Guarda, se tu cerchi su internet clown it, riesce il costume che no, abbiamo. No, perché it è già assassino, come... è perché è semidemoniaco a it, capito? E noi quello abbiamo comunque. Quindi, allora quindi avete la quarta versione, perché c'è il pagliaccio normale, il pagliaccio allora, pazzo, scusami, il pagliaccio assassino. Sto finendo di parlare. Scusa, ti devo lasciare, buona giornata. Questa scema di me. Ah! Io voglio un pagliaccio in particolare, t'ho detto! Panico, 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 paura. Paura. Ma perché? Però è vero, scusa, è sopra.